Gentilissimi intervenuti, precedenti impegni mi impediscono di essere presente, come avrei voluto, alle interessanti iniziative che vi terranno impegnati in questa giornata. Il 2019 è stato un anno importante per i Leopardi. Abbiamo celebrato il bicentenario della composizione dell'Infinito e il 150° della morte di Paolina, due anniversari che hanno stimolato e tuttora stimolano eventi, giornate di studio, pubblicazioni, mostre e molto altro, nel nome e nel ricordo del nostro poeta. La vostra manifestazione ne è un'ulteriore testimonianza. Al maestro Gianni Ottaviani, a tutte le persone presenti e a tutti coloro che si adoperano affinché l'opera e il pensiero di Giacomo Leopardi siano ancora studiati e diffusi, va il ringraziamento mio e di tutta la famiglia Leopardi, Vanni Leopardi. Come nel 1998, anche questa volta ho chiesto agli artisti, fotografi, scrittori, poeti, a tutti quelli che volessero farlo, di inviare una cartolina al caro Giacomo, oltre la siepe, che come ha scritto nell'infinito dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. E sono arrivate ben 226 cartoline. È un autore che al tempo stesso ha una sua universalità, ma accanto a questa universalità ha anche una profonda inattualità. E questa è forse la cosa che più affascina. Un pensatore così universale, capace di essere scoperto, apprezzato sempre di più col tempo, ma anche inattuale perché è arrivato troppo presto da certi punti di vista. Ringrazio innanzitutto l'artista Gianni Ottaviani, che si è fatto promotore di questo interessantissimo, originale e particolare progetto, ossia la raccolta di queste serie di cartoline. Come diceva prima Ottaviani, ne sono arrivate davvero tantissime da tutta Italia e da svariati luoghi, anche dal carcere. Montabone Editore è una piccola ma antica casa editrice legata alla storia di Milano, che quando ha incontrato Gianni, e generalmente lo facciamo in tutti i progetti, ci siamo entusiasmati su questa straordinaria iniziativa e abbiamo dato il nostro piccolo e modesto supporto logistico, mettendoci sotto al suo braccio e affiancandolo in tutte le difficoltà che abbiamo incontrato durante questo cammino. Ringrazio la libreria Bocca, che ospiterà questa mostra nelle settimane seguenti, e soprattutto metterà in vendita il catalogo edito delle cartoline dalla nostra casa editrice.